l'acqua, essendo un elemento vitale, essenziale e insostituibile per la vita, è parte del diritto universale alla vita. E questo diritto universale alla vita appartiene a tutte le specie viventi, perché non c'è nessuno che può vivere, un animale, una pianta, senza acqua. Principio fondamentale del diritto universale, questo diritto universale non può essere governato secondo meccanismi dell'utilità e dell'interesse individuale degli operatori, e che quindi è di una responsabilità integrale della collettività, in questo caso lo Stato. E lo Stato deve essere il responsabile del bene pubblico mondiale acqua nell'interesse della vita del pianeta e di tutti gli abitanti del pianeta. Ogni altra forma, privatizzazione, finanziarizzazione, mercificazione, liberalizzazione, deregolazione, è una violenza fatta al diritto universale alla vita.